Dicevo, benvenuti a tutti quanti. Questa sera questa iniziativa è organizzata dal NES, Nucleo Emergenze Reventino Savuto. Ringrazio e saluto il tavolo della Presidenza, dottor Michele Polino Gallo, in rappresentanza della Protezione Civile regionale. Lui è il responsabile del servizio del volontariato. Il dottor Tanzi, che doveva essere presente stasera qui con noi, purtroppo per motivi personali di salute non è potuto essere presente, ma poi ci dirà di più il dottore Polino Gallo, e il nostro sindaco ospite, dottor Sirianni. Ringrazio anche i sindaci che sono in prima fila, il sindaco neoeletta di Decollatura, la dottoressa Angela Brigante, il sindaco di Pedevigliano, il sindaco di Bianchi e il sindaco di Panettieri. Non so se c'è qualche altro rappresentante di qualche altro comune, eventualmente se dovesse arrivare poi lo saluteremo. Saluto tutte le associazioni di volontariato presenti, poi questo magari lo farà di più e meglio Martino. L'iniziativa di questa sera, come avete potuto vedere, è improntata sul discorso della gestione associata della funzione di protezione civile, i passi da compiere. È arrivato il comandante dei carabinieri, se magari lo fate accomodare qui in prima fila. Prego. Capitano, buonasera. Buonasera. E la funzione associata di protezione civile, stavo dicendo, i passi da compiere e il ruolo del volontariato. L'iniziativa di questa sera non è un'iniziativa così, insomma, che ci siamo inventati giusto per insomma riempire la serata e per cogliere l'occasione della inaugurazione della sede della protezione civile di Soveria del NERS, ma è un'esigenza che si è venuta a creare anche in relazione al fatto che proprio questa mattina c'è stato un altro evento sempre nell'ambito di questa cornice, di questa sala. C'è stata la firma della versione finale della strategia d'aria delle aree interne della quale i comuni qui del comprensorio fanno parte. Quindi i comuni sono 14 che compongono questo gruppo. Quest'area interna, che è stata definita area pilota del Reventino Savuto, notate l'assonanza anche con il nucleo emergenze Reventino Savuto, non è un caso che si chiami così, perché l'intento era proprio quello di riunire queste due aree. E quindi quest'area che comprende 14 comuni, che sono i comuni di Cicala, Carlopoli, Serra Stretta, Soveria, Decollatura, Motta Santa Lucia e Conflenti per quanto riguarda la parte del Catanzarese, poi Bianchi, Colosimi, Pedevigliano, Scigliano, Parenti, Carpanzano e Panettieri per quanto riguarda l'ambito del Cosentino. Ebbene, questi 14 comuni sono stati individuati e hanno costituito questo gruppo, e nell'ambito di questa area interna verranno sviluppate tutta una serie di progetti. Ci sarà un investimento complessivo di quasi 19 milioni di euro. Ora non sto qui a dirvi come si articola questa strategia, quante schede progettuali, quante cose verranno fatte, ma voglio concentrarmi esclusivamente sul discorso di protezione civile. Ebbene, questi 14 comuni sono stati chiamati dal Comitato Tecnico Aree Interne, dal Comitato Nazionale, a scegliere almeno due funzioni fondamentali di quelle che gestiscono i comuni da fare insieme, per dire: noi vi diamo questi soldi, l'obiettivo principale è quello di far sì che si creino tutta una serie di iniziative che contrastino lo spopolamento, perché il problema di queste nostre aree è lo spopolamento, e quindi vi diamo dei soldi per portare avanti delle iniziative. Però voi dovete dare dimostrazione del fatto che siete nelle condizioni, siete in grado, siete capaci di gestire alcune cose insieme, e ci hanno dato la disponibilità ai sindaci di scegliere due funzioni. I sindaci hanno scelto la funzione della protezione civile e la funzione del trasporto locale, trasporto pubblico locale. Chiaramente la funzione della protezione civile, forse un po' inconsciamente, di solito viene messa lì perché è quella che si riesce un po' a gestire meglio,
non, diciamo, forse non capendo fino in fondo, ma non capendo non per quale motivo, ma perché comunque è una disciplina che è in continua evoluzione, come ci dirà poi il dottor Michele Fonogallo, ci sono delle linee guida nuove per quanto riguarda la redazione dei piani di protezione civile e addirittura con la gestione associata il piano non è nemmeno comunale ma è sovracomunale, quindi con una serie di responsabilità e di funzioni nuove che appunto sono nuove per tutti. Nel caso specifico questa gestione associata è stata diciamo, sottoscritta con delle convenzioni a firma di tutte e 14 sindaci e il comune capofila è il comune di Soveri Mannelli, è il comune che ci ospita, quindi una bella responsabilità in capo al sindaco Sirianni e a tutti i sindaci che chiaramente la funzione di protezione civile non è che si demanda a livello organizzativo, ci sono delle regole, ma poi ogni sindaco è responsabile nel proprio territorio. Quindi da qui l'idea insieme al NERS di fare questo incontro che sia un incontro informativo e formativo di tutta la popolazione, perché poi in realtà la protezione civile siamo ognuno di noi, la protezione civile è il sindaco, la protezione civile sono le associazioni, ma ogni singolo cittadino di suo ha una funzione di protezione civile. Quindi è bene che queste cose si dicano e si conoscano. Un ruolo importante viene svolto anche dalle associazioni di volontariato, nel modo particolare oggi siamo ospiti del NERS, ma ci sono altre associazioni sparse sul territorio. Quindi l'incontro di stasera è proprio specifico per, diciamo, iniziare un percorso grazie all'aiuto e al supporto che anche il Dipartimento regionale ci darà, anzi ci ha già dato, perché noi insieme al sindaco, io tra l'altro sono coinvolto in questa cosa perché faccio parte del gruppo tecnico che ha supportato i comuni nella redazione dei progetti e della strategia d'area. Abbiamo avuto un incontro presso il Dipartimento di Protezione Civile alla Regione e ci hanno già dato le prime indicazioni. Adesso però si dovrà procedere, celermente si dovranno fare i piani, bisogna riscrivere tutti i piani di protezione civile, compreso il piano comunale, diciamo il piano d'ambito. Bene, io non mi dilungo più perché la mia funzione era solo quella di introdurre l'argomento, adesso lascio la parola a Martino Vero per la presentazione dell'associazione, poi ci darà un saluto il sindaco ospite e poi ci saranno anche i sindaci presenti in sala se vogliono dire qualcosa. Bene, la parola a Martino. Grazie ingegnere. Allora, buon pomeriggio, mi sono preso due appunti, sarò brevissimo, parlerò un paio d'ore, giusto? Allora, ringrazio di cuore perché siete qua. Ringrazio di cuore soprattutto perché noi in questo progetto ci abbiamo creduto dall'inizio. E dopo 20 anni di protezione civile di gruppo comunale abbiamo deciso a un certo punto di creare questa associazione per superare un po' quelle che sono le limitazioni dei gruppi comunali, le limitazioni di competenze e le limitazioni territoriali, anche perché ci trovavamo spesso a dover dare una mano in tutti i comuni limitrofi. Allora ci siamo detti, creiamo un'associazione, facciamo capo ad un unico organo funzionante e la nuova dirigenza della protezione civile regionale ci ha spinto anche verso questa decisione, che quindi la protezione civile regionale, ci siamo iscritti e siamo qui oggi. In effetti stiamo operando come NERS, come nucleo emergenza R21 Savuto da un anno, quindi dopo 20 anni di gruppo comunale da un anno stiamo già operando come NERS. Tuttavia abbiamo rimandato questa inaugurazione perché c'erano tanti lavori da fare, tante cose da sistemare, angoli da smussare e siamo riusciti, non dico a correggere tutto, ma parecchio. E un ringraziamento particolare su questa cosa va al nostro presidente Tony Novescio. Ci siamo resi conto che le associazioni di protezione civile, anche in Calabria, quindi superando magari i gruppi comunali, potevano funzionare grazie alla nuova dirigenza da quando è subentrato il dottor Carlo Tanzi con i suoi collaboratori. E non lo dico, noi siamo dei volontari, non siamo lavoratori subordinati, tutti i colleghi lo sanno, quindi non dobbiamo dare delle sviolinate o abbiamo un ordine gerarchico su cui dobbiamo per forza sottostare. Abbiamo scelto noi di fare protezione civile regionale.
E vi dico come è stata, come funziona la burocrazia della protezione civile, per chi non lo sapesse, è bellissimo. E infatti ne approfitto per ringraziare il nostro ospite di oggi, il dottore Michele Folino Gallo. Lui è il responsabile dell'unità operativa di volontariato e tutti i colleghi in sala sanno che colloquiare con lui è semplicissimo. E superare un problema con lui lo facciamo anche tramite WhatsApp, cioè a tempi zero lui ci risponde, non dobbiamo passare per fasi su fasi, noi con una telefonata o con un WhatsApp andiamo direttamente all'apice per gestire quello che è un'emergenza o per gestire anche una, quello che stiamo facendo oggi. E questo prima era difficilissimo, per questo noi camminavamo con questo freno a mano tirato prima di diventare associazione. Da quando ci sono loro le cose sono cambiate, c'è un volto nuovo, chi li segue anche continuamente su Facebook sanno quanto sono attaccati, e quando le persone vengono attaccate è perché stanno svolgendo bene il loro lavoro. E un grazie va al sindaco di Soveri Mannelli, dottore Sirianni, che ci ha ospitato, ci ha dato una struttura fondamentale, perché creiamo il gruppo intercomunale, bene, dove lo mettiamo, cosa facciamo? Lui ha individuato la struttura che dopo andremo tutti quanti ad inaugurare e così inizia la festa, una struttura centrale, centrale a tutti i comuni che noi asserviamo, e da dove abbiamo ridotto i tempi di intervento, per esempio su Motta Santa Lucia addirittura di un quarto d'ora, 20 minuti. Abbiamo ridotto tempi di intervento perché la struttura, dopo la vedrete, è ubicata in un posto tale che ci consente di operare bene, di operare al meglio. E la cosa migliore che il sindaco Sirianni ci ha dato questa struttura e ci ha dato carta bianca per gestirla, tant'è che l'abbiamo fatta a nostra immagine e somiglianza e ci calza come un guanto, dopo la vedrete, e abbiamo organizzato tutto per dare un servizio il migliore possibile. Poi vogliamo ringraziare il sindaco di Decollatura, la dottoressa Angela Briganti, si è insediata da poco. Decollatura è il paese dove noi abbiamo invece la sede legale, ed è il paese che ci ha dato incomodato il modulo antincendio, che è uno degli strumenti principali che noi utilizziamo. Un grazie a un altro sindaco, un sindaco amico dell'associazione NERS, uno che ci ha creduto all'inizio, ci ha appoggiato, che è Salvatore Parrotta di Panettieri. Un grazie va alla collega avvocato Leone, sindaco di Pedivigliano. E poi vi racconto un po' come si chiudono queste cose. Con il sindaco di Bianchi ci siamo conosciuti durante un intervento, un incendio. Ci avevano chiamato perché i vigili del fuoco non potevano arrivare, noi eravamo ancora gruppo comunale e avevamo anticipato che volevamo fare questa cosa, e lui mi disse, dopo averci visto lavorare, io ci sto, chiamatemi quando volete, ed è stato uno dei primi sindaci insieme a Salvatore a contattarci, ed è poi è nata questa avventura. E adesso un ringraziamento particolare perché gli organi che sovrintendono sono importantissimi, ma un grazie particolare lo voglio fare ai miei operatori, perché sono quelli con cui rischio ogni giorno durante le emergenze, sono quelli che oggi hanno creato, e dopo lo vedrete, qualcosa di spettacolare per questa inaugurazione. Hanno sottratto tempo alle famiglie e voi lo sapete come funziona, e quindi un grazie a tutti i volontari dell'associazione NERS. E un abbraccio, vorrei venire là a darvelo perché la protezione civile è una famiglia, ma un abbraccio virtuale da qua sopra a tutte le associazioni di protezione civile che vedo in sala, ai gruppi comunali di protezione civile che vedo in sala, Motta Santa Lucia, Conflenti, abbiamo i Rapaci di San Pietro Apostolo, perdonami, abbiamo Radio Club, non mi ricordo, sempre Conflenti, Radio Club l'avevo vista, eccoli là sotto, anzi vi porto anche i saluti di Luigi Ruberto perché ci siamo sentiti ieri sera, che è il presidente dell'associazione Radio Club, perché la protezione civile sono questi ragazzi che voi vedete,
ed è veramente una famiglia, si crea una sinergia, un'empatia tra di noi, anche di diverse associazioni. Per esempio con loro ci siamo trovati su molti interventi insieme, con i rapaci, no? Perché sono di San Pietro Apostolo, rientrano anche nel nostro COM, e quindi si crea questa sinergia fantastica che ci fa lavorare bene. Ora lascio la parola ai relatori, io ho già parlato, ho parlato assai. Vi invito a fine convegno a venire con noi all'associazione, perché inaugureremo la sede, scopriremo la targa e soprattutto vi offriremo buffet e ci sarà da bere. Grazie. Grazie Martino, un intervento molto veloce e puntuale. Io nel frattempo vorrei salutare altri amministratori che ci hanno raggiunto. C'è il sindaco di Conflenti, i rappresentanti del comune di Carlopoli. Il sindaco stamattina ha detto che era impegnato, quindi non poteva essere presente, ma è degnamente rappresentato. Poi ci ha raggiunto anche il dottor Mario Caligiuri e il dottor Sirianni del comune di Sovegna Manelli. Io prima ho dato il benvenuto, ho salutato così, ma lo saluto formalmente il capitano Zangler, che è il capitano e comandante della compagnia di Sovegna Manelli. Io non mi dilungo più, non so se ho dimenticato qualcuno, mi scusate, ma do subito la parola al sindaco per il suo saluto. Grazie. Innanzitutto buonasera e benvenuti tutti nella città di Sovegna Manelli. Saluto il presidente del Consiglio Comunale di Sovegna Manelli, Angelo Sirianni, il vice sindaco della città, professor Mario Caligiuri, tutti i sindaci presenti che hanno avuto la sensibilità di partecipare a questo incontro. La dottoressa Leone, sindaco di Pedivigliano, Tommaso Paolo, sindaco di Bianchi, Salvatore Parrotta, sindaco di Panettieri, Paolo Serafino, sindaco di Conflenti, e un saluto particolare alla dottoressa Angela Brigante, sindaco neoeletto di Decollatura, alla quale facciamo gli auguri di un lungo e proficuo lavoro. Saluto e ringrazio il presidente dei NERS, Tonino Vescio, il responsabile del Comune 10, Simeone Cardamone. Saluto anche i sindaci che non sono presenti, ma per impegni precedentemente assunti non sono con noi, ma hanno comunque inteso segnalare la loro partecipazione inviando i saluti e gli auguri per un'ottima riuscita di questo incontro. Saluto e ringrazio per la presenza il comandante della compagnia dei carabinieri Francesco Zangla. Saluto e ringrazio l'amico Eugenio Gallo, che ha introdotto con competenza i lavori di questo pomeriggio, e Michele Fonino Gallo, responsabile della unità operativa autonoma di volontariato della Regione Calabria. Un saluto a tutte le associazioni. Un benvenuto e una buona serata. L'argomento di questa sera è un argomento molto importante. Speravamo nella presenza del professore Tanzi, perché con la sua qualificata attività nell'ambito della protezione civile della Regione Calabria avrebbe potuto dirci molto. Comunque non mancherà l'occasione, lo rinviteremo a parlare della protezione civile e del riflesso che ha nella nostra società moderna l'impatto della protezione civile. La protezione civile che cos'è? È l'insieme di quelle competenze, di quelle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dai pericoli di danni derivanti da elementi calamitosi di origine naturale o derivanti dalle attività dell'uomo. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, la gestione delle emergenze e al loro superamento. La legge 1/2018, così come le leggi precedenti, attribuisce i poteri in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo esercita per il tramite del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
e a cascata seguono i presidenti delle regioni e infine i sindaci. Il sindaco, che è la massima autorità, ahimè, cara dottoressa Brigante, di protezione civile sul territorio del proprio comune. E per l'occasione, informo la platea, lo ha già fatto l'amico che mi ha preceduto, che l'ambito della protezione civile è stato individuato nella strategia nazionale delle aree interne, che oggi finalmente, dopo circa 3 anni di lavoro, è stata licenziata con la firma del progetto da parte di tutti i sindaci interessati, come una delle 2 funzioni associate obbligatorie tra i 14 comuni. Capofila della protezione civile è il nostro comune. L'altra funzione riguarda il trasporto pubblico, capofila il comune di Scigliano. E siccome tali comuni insistono su province diverse e su commu diversi, bisogna necessariamente fare il punto su questa circostanza e sono sicuro che il professore Tanzi, che sicuramente interpelleremo, sarà un'ottima guida e un punto di riferimento per la gestione di questo problema. Naturalmente tutte le componenti del sistema si affidano ai servizi tecnici di propria competenza presenti sul territorio e a tal proposito, approfittando della presenza di tutti voi e di tutte le associazioni, comunico che per potenziare tali servizi nel programma degli interventi delle aree interne, così come ha detto l'ingegnere amico che mi ha preceduto, è stato inserito l'acquisto di mezzi d'opera polivalenti per la protezione civile e l'accessibilità della rete viaria. È un problema che ci affligge tutti un pochino, soprattutto nei mesi invernali. Si tratta di mezzi che consentiranno lo svolgimento di molti interventi: escavatore, spargisale, spazzaneve, tagliaerbe, eccetera, a disposizione di ogni comune dell'area. E per tornare all'argomento odierno, bisogna dire che il volontariato di protezione civile ha un ruolo importantissimo nella comunità in cui opera. Diffonde la cultura dell'autoprotezione, accresce la resilienza del territorio facendo conoscere i piani comunali di protezione civile, svolge attività nelle scuole dell'obbligo, portando avanti la campagna Io non rischio, eccetera, eccetera. Il volontario è una struttura operativa del servizio della protezione civile alla stregua dei componenti istituzionali come il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, con funzione di supporto alle azioni di protezione civile adottate dalle istituzioni, sia nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e nelle attività di soccorso, che della fattiva e indispensabile attività di collaborazione alla sensibilizzazione civile nei confronti della collettività alle problematiche di protezione civile. E a tal proposito vorrei segnalare il grande lavoro svolto dal Commu 10 nella persona del suo responsabile Simeone Cardamone nel censimento di tutte le abitazioni del territorio e dei suoi abitanti. Dati che verranno inseriti in una piattaforma informatica a disposizione del sistema di protezione civile. È un grande risultato che con sacrificio abbiamo raggiunto. Il riconoscimento del ruolo svolto dal volontariato di protezione civile è comprovato anche dai regolamenti che lo Stato ha emanato per disciplinare la partecipazione delle organizzazioni di volontariato in tutte quelle azioni in cui si esplica l'attività di protezione civile: pianificazione, previsione, prevenzione, soccorso, addestramento e simulazione di emergenza. Nelle varie emergenze in cui si è trovato ad operare il volontariato, ha dimostrato sempre di essere in grado di fornire un servizio organizzato tale da garantire capillarità, efficacia e tempestività d'intervento, integrandosi benissimo con le forze istituzionali presenti sul territorio
e valorizzando nel contempo l'apporto della cittadinanza negli interventi di protezione civile. In emergenze di protezione civile i volontari devono intervenire su richiesta delle autorità preposte e con il coordinamento delle medesime. A livello comunale e intercomunale spettano ai comuni le funzioni connesse all'impiego del volontariato di protezione civile sulla base di indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività. L'attività di volontariato non deve perseguire fini di lucro, di vantaggio personale, e deve essere svolta in forma spontanea, gratuita e per fini di solidarietà. È bene ricordare che ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato impiegati in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione delle emergenze sono garantiti relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro peraltro è tenuto a consentire il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale, nonché la copertura assicurativa. Anche nell'ambito del sistema di protezione civile regionale della Calabria, il volontariato si distingue come la componente operativa più numerosa. Nella regione si contano infatti attualmente circa 4.000 volontari di protezione civile, appartenenti circa 250 tra associazioni di volontariato e gruppi comunali di volontari di protezione civile. L'associazione dei Nersi, con la quale il Comune ha sottoscritto una convenzione e alla quale ha garantito i locali per la base operativa che andremo fra poco ad inaugurare e che ha voluto fortemente promuovere l'odierna manifestazione, conta più di 50 volontari. Mi corregge il Presidente se... più di 50, quindi non siamo a 60, siamo tra 50 e 60, perfetto. Tutti esperti e muniti delle necessarie competenze a svolgere il proprio ruolo. Il responsabile della struttura comunale di protezione civile, come dicevamo, è il sindaco, che è la prima autorità di protezione civile. Anche i gruppi comunali di protezione civile costituiscono un fenomeno di grande rilievo nel contesto regionale, sia per il numero di persone coinvolte, sia per la mole dell'attività svolta, non solo durante le emergenze, ma anche in condizioni di normalità. Un ulteriore aspetto che va considerato, e non è assolutamente secondario, ma di rilievo, consiste nel positivo rapporto di collaborazione che questi gruppi riescono a instaurare con le comunità locali. Grazie infatti alla capillare diffusione su tutto il territorio regionale, in particolare nelle aree più a rischio, i gruppi assicurano efficienza al sistema di protezione civile, svolgendo una preziosa funzione di controllo e di presidio del territorio, promuovendo la cultura di protezione civile e di salvaguardia dell'ambiente. Una capillare presenza del volontariato di protezione civile, organizzato e qualificato, contribuisce a migliorare la risposta del sistema di protezione civile, attese le criticità che interessano in gran parte tutti i 409 comuni calabresi. In termini di rischio e di morfologia del territorio, parliamo di rischio terremoto, per il quale la Calabria e soprattutto la nostra zona è qualificata ad alto rischio, ma anche di alluvioni e altre emergenze che in questi ultimi tempi stanno mettendo a dura prova anche le nostre comunità. Io non vi voglio scocciare e tediare, passerei la parola ai relatori successivi che mi seguono, e così tutti insieme andremo dopo a visitare la base e il centro operativo dei NERS di protezione civile di intercomunale di De Collatura e Soveria Vannelli. Allora, ringrazio il sindaco Siriani per questa dettagliata relazione. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il sindaco di Colosimo, il dottor Talarico, che saluto. E adesso lascio la parola a qualche sindaco se vuole aggiungere qualcosa, vuole portare un saluto. Lascio la parola al sindaco Brigante che ci dice giusto due parole. Se puoi salire qua sopra. Buonasera a tutti. E un saluto è doveroso soprattutto al tavolo dei relatori
Io ci tenevo anche a sottolineare, così come avete fatto voi che mi avete preceduto, il fatto dell'importanza della gestione associata e della protezione civile, l'importanza che si è vista, soprattutto che è stato uno dei requisiti fondamentali nell'ambito della strategia delle aree interne, proprio perché rappresenta la gestione associata, rappresenta lo strumento proprio per garantire un maggiore sviluppo del modello proprio del modello di protezione civile. Vi ringrazio soprattutto per l'accoglienza calorosa e ci tenevo poi a sottolineare anche il fatto che comunque il supporto da parte dei sindaci, anche se massima rappresentanza del gruppo di protezione civile, il nostro supporto è rivolto proprio e orientato nella direzione di garantire un maggiore sviluppo e un incremento di quella che è la finalità proprio del gruppo di protezione civile. Grazie a tutti. Se c'è qualche altro sindaco che vuole aggiungere qualcosa, se no, vabbè. Ah no. Allora passo subito la parola al relatore e al dottor Michele Ponego Gallo che ci farà la sua esposizione. Buon pomeriggio a tutti. Io mi alzo che sennò lì mi sento prigioniero. Vengo tra voi. Allora, l'hanno già detto sia l'ingegnere Gallo che il sindaco di Soveria. Vi porto i saluti del dottor Tanzi che proprio adesso mi ha mandato un messaggino per sapere come stava andando. Ci teneva davvero tanto ad essere presente qui. Lo conoscete? Lo seguite, lui è molto mediatico, non si risparmia mai, non dice mai no e cerca di essere sempre presente con là dove c'è la cittadinanza, dove ci sono le persone, l'hanno detto prima, che poi sono la protezione, sono anche protezione civile. Però stavolta ha dovuto dire no perché veramente è a letto con la febbre e quindi non ce l'ha fatta. Toccherà a me sostituirlo anche per la sua parte indegnamente, perché conoscete tutti la sua verve e come lui riesce a trasferire le cose. Farò del mio meglio, ci proverò. Inizio con questa slide. Innanzitutto faccio i complimenti al sindaco, glielo accennavo prima. Si parla a volte di sindaci un po' distratti sulla tematica di protezione civile, su un attimino che cos'è il sistema. Invece ha inquadrato un attimino il sistema della protezione civile in maniera molto, molto precisa. Però io voglio andare un po' oltre, perché poi noi abbiamo un sistema di protezione civile che ci invidia tutto il mondo. Nessuno ce l'ha come noi. Ci chiamano un po' dappertutto, ci cercano anche di replicare, ma non ci riescono. Perché da noi la protezione civile non è un ente, come in quasi tutti gli altri stati. Non c'è un ente della protezione civile. Io ho questa maglietta con scritto protezione civile, ma non sono io la protezione civile. Lo si diceva prima. Sono una serie di componenti. Ne fanno parte tutti. Il Consiglio dei Ministri dirige, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia, la Prefettura, la Croce Rossa, i sindaci sul territorio e poi i cittadini. Tutti facciamo protezione civile. E nelle emergenze lo si vede, arrivano i volontari. I volontari sono sempre la struttura operativa più numerosa. Nel centro Italia, a fronte di 2.000 vigili del fuoco che si sono avvicendati, abbiamo avuto quasi 10.000 volontari, che non sono semplicemente manovalanze, non fanno i manovali, ma hanno delle competenze tecniche, a volte superiori agli enti che dovrebbero garantire le azioni. Codice della protezione civile, norme, ce ne sono tante. Il nuovo codice della protezione civile è di quest'anno, è il decreto legislativo numero 1 del 2018, il nuovo codice della protezione civile. Però vedete, io inizio sempre con questa slide, alla fine noi dobbiamo ribaltare un po' il discorso, io ci proverò, tratterò diversi argomenti, sicuramente anche quello molto importante di questo esperimento che si fa qua, e che tutti guardiamo con un po'
di curiosità anche noi, ecco perché un altro motivo per cui il dottor Tanzi vuole essere presente qua, perché si è capito, oramai è chiaro, i sindaci lo potete testimoniare, un modello di protezione civile a scala comunale non è sostenibile, non si può fare, non, è inutile a dire sì, le aree di emergenza, le vie di fuga, la viabilità, i mezzi, però poi non si ci fa con le risorse che ci sono. Allora bisogna iniziare a parlare di ambiti, lo fa il codice della protezione civile, lo farò vedere nella seconda parte della presentazione. Se si ci mette insieme probabilmente qualche risposta in più si riesce a dare. È un lavoro quotidiano però, un lavoro quotidiano che dobbiamo fare tutti. Ha voglia a ribaltare poi la patata bollente sul sindaco piuttosto che su altre figure che dovrebbero fare. E poi c'è quella frase di Machiavelli che è molto, molto bella, lo aveva già capito lui. Cioè, molto dobbiamo fare noi, perché poi la natura ci mette del suo con i fenomeni che accadono, però tanto altro ce lo mettiamo del nostro. Sarà anche un po' complicato andare avanti con le slide perché devo fare segno se andiamo avanti. Allora, e parto con una riflessione, vi invito un attimino a riflettere. Ieri leggevo che stiamo perdendo il nostro spirito critico, perché siamo sempre attaccati a sti telefonini che ci bombardano di informazioni su Facebook, su Lanza, su ovunque. E abbiamo sempre risposte. Il problema sono le domande oggi. Dobbiamo farci le domande giuste. Risposte ne abbiamo a migliaia. Ci colleghiamo là e ci dicono un attimino che sta succedendo. Stiamo perdendo un po' lo spirito critico. Andiamo avanti? Parliamo di protezione civile, quindi fondamentalmente di sicurezza. Allora, andiamo un attimino proprio ai concetti basilari, così ci chiariamo un po' tutte le idee e poi capiamo cosa possiamo fare davvero, sia come istituzioni, come cose un po' più organizzate, però partiamo un po' proprio dalla base. Alla fine, che cos'è la sicurezza? Perché poi la protezione civile a questo mira, a garantire la sicurezza dei cittadini. È conoscenza. Ed ecco perché è importante che siamo qua a parlarne. E bisogna parlarne. Se non se ne parla, non si conosce. Se non si conosce, si è a rischio. Avanti ancora, cerchiamo qualcuna. Allora, ve lo ricordate il satellite Tiangong 1? Ci ha tenuto tutti con la testa all'insù e preoccupati? Perché c'era un satellite che ci poteva cadere in testa. Sfido chiunque di voi a non essersi informato dove poteva cadere. In quei giorni arrivavano telefonate in sala operativa per sapere se la sera si poteva uscire o no, a che ora era previsto il rientro, se l'area della Calabria era nella traiettoria, tutti lì ad avvertire il rischio. C'era una probabilità di essere colpiti di una su 100.000 miliardi. Ora, al netto che non vi invito, io per scriverlo ho dovuto scrivere piccolo, sennò non c'entrava nella slide. Era di fatto impossibile, avete molto più probabilità di essere colpiti da un meteorito nella vostra vita che non da quel satellite. Eppure ci ha tenuti tutti lì con il naso all'insù. Addirittura c'era chi non voleva uscire di casa, perché poi avevano detto che magari il pezzettino rompeva il tetto ma non riusciva ad entrare in casa. Quindi se sto in casa non mi succede nulla. Andiamo avanti. Allora, bisogna iniziare a capire un attimino e a prendere coscienza delle cose. Esiste il pericolo ed esiste il rischio. E non sono la stessa cosa. Il pericolo è una caratteristica dell'oggetto del fenomeno. Un coltello è pericoloso perché può tagliare. Un fiume è pericoloso perché può straripare. Un temporale è pericoloso. Un terremoto è pericoloso. Ma ahimè, non hanno nessuna colpa. È una caratteristica loro. Quando è che diventa rischio? Quando io ci vado vicino. Le nostre nonne avevano capito tutto da questo punto di vista. L'hanno mai detto da bambino, non ti avvicinare al fuoco perché sennò ti bruci. Quindi il fuoco è una cosa buona. Ha di pericoloso che se lo tocchi è pericoloso, se lo tocchi ti bruci. Ma se stai lontano ti pigli il buono, ti riscaldi e non ti succede nulla. Pericolo è la stessa cosa. Il fiume fa il fiume. Cade l'acqua, il ciclo dell'acqua l'abbiamo studiato tutti, no? Cade l'acqua in montagna, si raccoglie in un fiume e va a mare, lungo un percorso che è il letto del fiume. Perfetto, non succede nulla. Quando piove un po' di più, si usa tutto lo spazio che gli serve. Se tu ci costruisci una casa, all'interno te la allaga. È colpa tua che sei andato lì. Avete mai sentito durante le alluvioni
dire le strade sembravano fiumi. È un errore, no? In realtà le strade sono fiumi perché spesso vengono costruite là dove c'erano i corsi d'acqua, che vengono tombati. Perché noi diciamo tanto, io ci metto il cemento sopra, faccio la strada, poi il fiume troverà un'altra strada. Il fiume segue la sua strada, sei tu che sei andato dove c'era lui. E questo questi errori li fanno i cittadini, oltre che poi a cascata tante altre persone che dovrebbero vigilare. Andiamo un po' avanti. Avanti, questo vabbè, è questo esempio. Allora, ecco qua, il rischio, quindi è la probabilità di subire un danno. Andiamo avanti. Coltello, logicamente questo qua, in mano a un bambino, è pericoloso, è chiaro, ci arriviamo tutti, no? Perché si può tagliare. Se va avanti, in mano a un chirurgo salva la vita. Poi lo dobbiamo misurare questo rischio, perché noi siamo così, se non misuriamo non conosciamo, e quindi che facciamo? È banalissimo. Andiamo avanti, diamo un valore di fatto al... facciamo un calcolo delle probabilità, un valore al pericolo, un valore a ciò che è esposto, la persona, la casa, li moltiplichiamo e troviamo poi una cosa che è più a rischio, una cosa che è meno a rischio, così possiamo un attimino decidere. Però di base, perché ho fatto questo discorso, di base dobbiamo capire che noi viviamo in un territorio pericoloso, perché poi quando usciamo da qui avvengono fenomeni che di per sé possono portare dei pericoli. Quindi io, se conosco i fenomeni, perché noi ci danniamo tanto a diramare ste benedette allerta meteo? Perché il cittadino, com'è che fa protezione civile? Non studiando i libri o il codice, ma con le proprie azioni. Se ci pensate, quando succede un accidente, un'emergenza, siete sempre soli. Non è che vicino avete la Croce Rossa, l'infermiere, il medico, l'esercito o la protezione civile. Siete soli. Chi è che fa protezione civile in quel momento? L'individuo, con le proprie azioni. Arriva il terremoto. Che fate? Scappiamo verso l'esterno o andiamo sotto al tavolo? Quell'azione determina poi una conseguenza negativa o positiva. Com'è che facciamo a scegliere in quell'istante? Nella definizione più generale di emergenza, no? È una situazione in cui ti vengono in mente tante domande che tu non hai il tempo di rispondere, perché se mi dai 2 giorni, no? Io poi mi studio la situazione e una risposta giusta te la do, ma lì hai 3 secondi, 5 secondi, devi decidere. Allora, o sai prima, e torniamo a quel discorso della conoscenza, o sai prima e quindi sai cosa fare, oppure ti affidi all'istinto. Che ti può andare, e quindi all'istinto, e quindi poi alla sorte, ti può andare bene o ti può andare male. C'è una scossa di terremoto, scappo verso l'esterno, io sono alzato, voi siete seduti, io ci arrivo probabilmente, ho più vantaggio, voi già è più complicato perché iniziate ad azzuffarvi tra voi. Però il problema è, quando è che le mie probabilità che non mi succeda nulla aumentano? Quando vado sotto al tavolo o quando vado di là? Ve lo dimostro banalmente, se ci penso ci arrivo da solo. Perché adesso è il tempo. Allora, se il terremoto poi è piccolo, io o vado alla porta o vado lì sotto, mi salvo. E quindi è uguale. Se il terremoto è un po' più forte e cade qualche calcinaccio, se sono lì sotto mi salvo sicuro. Se vado di là, se sono fortunato sì, se mi cade in testa un pezzo, no. Se il terremoto è molto forte e cade tutto il soffitto, se vado di là, no. Se vado lì sotto, probabilmente sì. Quindi lì sotto è sicuramente meglio. Però l'ho dovuta ragionare. Se no pure a me l'istinto mi viene di scappare, c'ho le gambe lunghe, ci metto un secondo ad arrivare fuori. Andiamo un po' avanti. Vai, saltiamo qualche slide così. Noi in Calabria non ci manca nulla di rischi, eh? E questo dobbiamo saperlo quando acquistiamo casa, dobbiamo saperlo quando ristrutturiamo casa, dobbiamo saperlo quando ce ne andiamo in giro. Se c'è allerta rossa, significa che può piovere tanto, quindi alcuni punti critici che dovrebbero essere segnati nei piani di protezione civile e che le persone dovrebbero conoscere possono allagarsi. Le persone che, ahimè, muoiono, perché poi si muore di queste cose, per gli allagamenti, sono sempre persone che o vengono colte di sorpresa in un sottopasso e quindi rimangono bloccate, o vanno in uno scantinato a fare cosa? A tirare fuori la macchina, a prendere qualcosa che avevano lì, a fare qualcosa. Ma se fossero banalmente rimasti anche al primo piano, non gli sarebbe successo nulla. Se hanno un secondo piano, di sicuro non gli succede nulla.
Si muore perché non si conosce, perché si mettono poi in atto azioni sbagliate. Non si va in giro quando c'è un'allerta rossa, se non per casi strettamente urgenti, se devo andare in ospedale perché rischio di morire, si rischia, ma altrimenti me ne sto a casa. Non ho... L'anno scorso ha nevicato, le persone che abbiamo dovuto soccorrere, perché erano rimaste bloccate con la macchina, tutte persone che volevano far vedere la neve ai figli, che non l'avevano mai vista. Perché poi le persone che vivono in montagna di solito hanno o le catene o le gomme da neve, e quindi sono abbastanza attrezzati, sono gli sprovveduti delle città che vanno a vedere la neve. E gli è andata bene, perché se invece ti sbanda la macchina e te ne vai in un dirupo, non ti devo venire solo a soccorrere, ma a salvare se sei rimasto vivo. Quindi conoscenza, azioni che si possono mettere in atto. Andiamo un po' avanti. La conoscenza fa questa cosa qua, ti fa vedere che c'è dietro e ti fa decidere. Andiamo avanti. E questo vale soprattutto da noi, nella nostra regione, dove siamo abituati a non sapere. Noi non sappiamo mai di chi è la colpa. Andiamo avanti. O meglio, lo sappiamo sempre, è sempre di qualcun altro la colpa. È del sindaco che non ha fatto quello che doveva fare, è della protezione civile che non è arrivata, è del politico che magari ha fatto qualcos'altro che non avrebbe dovuto fare. Come se noi fossimo degli spettatori. Ecco, tutta la nostra azione in protezione civile, poi lo vedremo, non è solo questo, è anche altro, però tutta la nostra azione sta andando nella direzione di far capire a sto benedetto cittadino che non è uno spettatore. Non può guardarsi il film che accade, come state facendo voi, ma deve diventare protagonista. Perché, ripeto, fa protezione civile con le proprie azioni, lo fanno poi i volontari quando diventano cittadini formati e informati, ma sicuramente non può semplicemente ridursi sempre a questo. Andiamo avanti. Questo ve lo dicevo, siamo soli, quindi dobbiamo prendere un attimino in mano la situazione. Andiamo avanti. Ah, giusto una riflessione su questo, torniamo indietro, su questa cosa qua, per dimostrarvelo. Terremoto del 1908. Reggio e Messina, uno dei più grandi disastri che abbia colpito sicuramente l'Italia, ma tutta l'area mediterranea. Terremoto magnitudo 7.2. I terremoti del centro Italia, per intenderci, sono stati di magnitudo 6.2. Tra 6 e 7 c'è un grado della scala Richter, però essendo una scala logaritmica ci sono 33 volte l'energia, un terremoto magnitudo 7 ha 33 volte in più energia rispetto a magnitudo 6, quindi non è semplicemente un po' più forte, è 33 volte più forte. Tsunami che ne è seguito, 120.000 morti tra Reggio e Messina, i soccorsi arrivano il giorno dopo. Perché non era facile. Chi soccorre? Chi era lì? C'erano dei marinai di una nave russa, c'erano i sopravvissuti, soccorrono loro, però i soccorsi veri arrivano dopo più di un giorno. Perché? Perché non era facile arrivare in Calabria. Pensate che la situazione sia molto cambiata oggi? Se dovesse succedere un terremoto? È bastato che è caduto un viadotto tra la Calabria e la Basilicata e siamo rimasti quasi isolati. Allora arriviamo in elicottero e in aereo, ma se c'è brutto tempo? Allora dobbiamo prepararci e dobbiamo essere preparati, soprattutto nel nostro territorio che si diceva prima, è complesso morfologicamente. Se andiamo avanti, c'è una costante in tutti questi rischi, in tutti questi discorsi. Andiamo? È la storia geologica della Calabria, ve la faccio breve, non vi racconto tutta la storia perché voglio dirvi poi delle altre cose. Però di fatto noi abbiamo una storia geologica particolare, che alla fine è segnata fondamentalmente dai terremoti, dalle frane e dalle alluvioni. E sono tutte, tra virgolette, colpa della storia geologica, che però ci ha anche poi donato, vai avanti, che non ci ha donato solo queste cose, tra virgolette, brutte, ma anche questi favolosi paesaggi. Noi siamo una regione bella. Se vai avanti, da noi è possibile sciare su una pista guardando il mare, sullo stretto di Messina, quella è Gambaria, sì. Pochi posti al mondo ce l'hanno, quindi quando parlo di questa storia geologica non voglio essere negativo, ha fatto tante cose belle. Poi però è una regione complessa, complicata, devi saperci stare, devi rispettarla un po' di più. Qui da noi non puoi permetterti il lusso di sfidare la natura, no, perché poi la natura vince sempre. Anzi, a volte lo dice, tu puoi aggirare facilmente le leggi dell'uomo. Il sindaco dice che non si può custodire una parte e tu ti fai la casa abusiva, poi tanto c'è il condono e te la aggiusta. Tu umanamente la puoi sistemare la cosa, no? Un modo si trova poi. La legge della natura non la puoi aggirare. Quello è il fiume, quando decide poi di passare di là perché è il suo posto, se lo ripiglia punto e basta, non è che ti chiede. E non sai neanche quando lo fa. Spesso quello che dicono le persone quando succedono le calamità naturali, come le chiamiamo, no? Sono calamità
antropiche, non naturali, la natura non fa calamità, ha fenomeni. Però le persone che ti dicono, ma io qua ci sono sempre abitato, non è mai successo nulla. Come se quel posto fosse tuo e fosse nato con te, ma la Terra ha una storia di miliardi di anni, l'uomo vive, se gli va bene, 80, 90 anni, ma si è innalzata la vita media, però quello è, no? Quindi non è che se una cosa non è successa negli ultimi 40 anni non succederà più, la natura c'ha i suoi tempi. Ecco, questo lusso la natura se lo può pigliare, ha il tempo, che noi non abbiamo. Quindi a volte noi dimentichiamo, io sono dello stesso comune di Eugenio Gallo, come si chiama il nostro comune? Io non so quanti di voi sanno perché si chiama Martirano Lombardo, penso non tutti, ma che non lo sappiate voi non è un dramma, ora ve lo dico io in due parole. Ma ti ricordi quando abbiamo festeggiato il centenario, perché noi siamo un paese giovane, no? ora abbiamo 110 anni, nel 2007 abbiamo festeggiato i 100 anni, perché Martirano Lombardo nasce dopo il terremoto del 1905, che ha distrutto gran parte della Calabria centrale, tra cui l'antica Martirano, e fu ricostruito da chi? Dai Lombardi, da un comitato di soccorso milanese che venne qui, all'epoca ancora non c'erano tutte queste diatribe tra nord e sud, diciamo, c'era stata l'Unità d'Italia, vengono questi qua e gratuitamente ricostruiscono un paese, lo delocalizzano e lo ricostruiscono, in onore di questa grande gesto di fratellanza, il paese viene intitolato alla Lombardia, diciamo. Le nostre vie si chiamano via Milano, via Ravenna, via Brescia, via Treviglio. Quindi noi figli di un terremoto, da poco, se vai nelle scuole e lo chiedi ai bambini, non lo sanno. Allora che non lo sappiate voi ci può pure stare, ma un cittadino martinese non può non sapere questa cosa. Come fai a difenderti? Che vuoi parlare di protezione civile e quindi di cose che devi fare, se uno non sa manco la propria storia, se tu non sai da dove vieni, non puoi decidere dove andare, ti affidi sempre al caso. Devi sapere che sei in un posto che è stato distrutto da un terremoto, quindi quando ti costruisci una casa lì, devi pensarci tre volte a dove la fai. Non puoi farlo con superficialità. La stessa cosa poi vale per le alluvioni che capitano ogni anno, ce n'è stata una Nicotera l'altro giorno, ma non passa inverno che da noi, non è che l'alluvione poi magari arriva o non arriva, ogni anno da noi, i fenomeni stanno diventando più estremi, non lo so, secondo me stiamo diventando più estremi noi nell'incapacità di gestire queste cose, perché non è che mi risulta, fino a qualche anno fa si parlava di desertificazione, per il rischio di desertificazione, ora si parla di rischio, insomma, paese tropicale, quindi con cicloni. In realtà arrivano i temporali, molte si chiamano bombe d'acqua, perché poi noi cambiamo il nome alle cose come se... Io quando ero ragazzino c'erano i temporali, sono forti i temporali, non è che chissà che succede, semplicemente che prima c'era un territorio manutenuto, le persone manutenevano il territorio, che fossero i contadini che lavoravano, che fossero i cantonieri che pulivano le conette, che c'era più manutenzione delle cose, cadeva l'acqua veniva incanalata e se ne andava nel fiume. Oggi che c'è disordine in tutto ciò, l'acqua passa in maniera impetuosa, quindi si carica di detrito, arriva fango e acqua, si porta via le macchine, perché intanto tu hai costruito la casa dove non doveva stare, quindi ci sono i danni. Andiamo avanti? Andiamo un po' avanti, queste mo le saltiamo, perché voglio dire, sono la causa poi è questa qua. La Calabria si trova in questo posto particolare che è tra la placca africana e quella europea, che si stanno avvicinando, è stretta in una morsa, si spacca, quando è come quel mattone che sta nella morsa, quando poi viene compresso si spacca. Andiamo avanti, quando si rompe abbiamo un terremoto. Vai, 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 salta un po' di slide. Quelle sono le rotture, che non è teorica, sono le rotture vere che generano i terremoti. In Calabria, vai, ne abbiamo diverse. Lungo queste strutture abbiamo i terremoti, tutta la Calabria, la storia calabrese è costellata di terremoti. E guardate, un'altra cosa che ci deve far riflettere, no? Noi possiamo anche decidere di non saperle queste cose. Io quando ne parlavo a Martirano c'era mia mamma, diceva che non devo parlare perché portano sfortuna queste cose, che se non ne parli è meglio, e può essere pure una teoria. Oppure ne parli. Vi ricordate? A mio nonno diagnosticarono un cancro a un certo punto, no? Ma mia nonna si rifiutava di dirla quella parola, aveva un male brutto, aveva una cosa che non si doveva dire, perché non se ne doveva proprio parlare. E quello era il rapporto con questa cosa con cui era difficile combattere, perché veniva vista come una condanna a morte all'epoca, no? Non se ne doveva parlare. Quando poi invece se ne è iniziato a parlare, e
quando si è conosciuta si è capito che comunque il cancro si può guarire, si fa la prevenzione. Se tu, soprattutto per esempio, parliamo del cancro al seno, se ti fai una mammografia con una certa cadenza, molto probabilmente, anche se ti venisse diagnosticato e lo prendi in tempo, non avrai conseguenze negative. Ma perché? Perché se ne parla, diventa argomento comune, e questo deve essere la protezione civile. Allora, di terremoto non è che uno deve averne paura, o meglio, io ne ho paura. Non è che però questo atteggiamento di fronte alla paura diventi inerme, non fai nulla. No. La domanda è che, io sono anche geologo, quindi la domanda che spesso ti fanno, vabbè, prevediamolo. Si può prevedere un terremoto? Buh, non lo so, ci stanno studiando. Però la domanda giusta non è questa. Quando andate da... Torniamo sempre al rapporto con le malattie. Quando uno va dal medico e il medico vi guarda le analisi e vi dice qua, guardando questa analisi, guarda, rischi un infarto. Che gli dite? Quando avrò l'infarto? Me lo dici il giorno che avrò l'infarto? No, cos'è che gli dite? Cosa posso fare per minimizzare nel futuro questo fatto che io abbia un infarto? Quello gli dice: mangia meno grassi, cammina di più. Cioè, tutta una serie di buone pratiche che abbassano il rischio. È la stessa cosa questa qua, che me ne frega? Cioè, se lo saprò in futuro, quando sarà un terremoto, piglio e parto il giorno prima, così non ci sono, ma la mia casa resta sempre lì. Quindi se l'ho costruita bene, resterà in piedi, altrimenti no. Però posso mettere già oggi in atto una serie di comportamenti, di azioni, che minimizzano poi le conseguenze, se mai dovesse avvenire. L'altro giorno c'è stato un terremoto in Giappone di magnitudo 6.2, molto simile a quelli del centro Italia, alla fine sono morte un paio di persone, diversi feriti, muoiono centinaia e centinaia di persone come succede da noi. Vai un po' avanti, questo per farvi capire quanto è naturale il terremoto, questi sono i terremoti degli ultimi 7 anni, sono migliaia, è un fenomeno naturale, esistono, vai. Poi, terremoto, ripeto, noi molti reagiscono con gli scongiuri, alcuni fanno musei, a Soriano hanno fatto un museo del terremoto, il sindaco di Soriano ha fatto un museo del terremoto, per farlo conoscere. Non c'è nessuna cosa che devi nascondere. Avanti, recuperare la memoria storica, sapere quindi la nostra storia, avanti. Perché poi in Calabria i terremoti non sono stati solo fenomeno naturale, ma hanno proprio scritto la storia. Da noi molti flussi migratori iniziano dopo i terremoti del 1783, del 1638, del 1905. C'è un flusso migratorio dopo. Avanti. L'istituzione della Cassa Sacra. Ma anche voi, anche noi, inconsapevolmente, no? Ce li portiamo dentro, questa storia dei terremoti. Avete mai detto una sera, quando ci sono quelle serate un po' afose, calde, e aria di? E perché lo dite? Lo dite perché nel 1783 ci fu uno dei terremoti, una serie di terremoti, furono 4 scosse nel corso di 6 mesi in tutta la Calabria centro-meridionale, che distrussero tutta la Calabria centro-meridionale, e visto che poi l'uomo una ragione se la deve creare, beh, l'estate del 1782 fu molto calda e afosa, e quindi associarono le due cose, molto calda e afoso dopo terremoti. E oggi ancora noi diciamo che c'è aria di terremoto, senza saperlo, per questo motivo qua. Andiamo avanti. A Cosenza si festeggia la Madonna del Pilerio a febbraio, che non è un mese mariano, in una data particolare che non c'entra nulla con la Madonna, solo perché, se vai avanti, perché si ricorda il terremoto del 12 febbraio che distrusse tutto il Cosentino, ma risparmiò Cosenza. Quindi noi, molti, ma non solo a Cosenza, in molte zone della Calabria si festeggiano santi e sono state dedicate feste a santi per il terremoto. A volte lo facciamo e manco lo sappiamo. Avanti. Vabbè, questo sì, è una banalità, ma è la verità. Poi non è che è il terremoto che ti uccide. Lo dicevo prima, io vado fuori, di terremoto non muore nessuno. Forse di paura puoi morire, ma non di terremoto. Muori perché ti cade qualcosa in testa. Se quel qualcosa è costruito bene è molto più probabile che non ti succeda nulla. Le case non devono rimanere intatte. Possono lesionare, non devono crollare, non devono collassare. La differenza poi è questa. Non è che le case giapponesi non si lesionano quando ci sono i terremoti, ma non crollano. Perché? Perché sono costruite in un certo modo. E le nostre leggi, guardate, non è che da noi mancano le leggi. Per questo dicevo prima, va bene tutta la norma, tutto quello che possiamo inventarci. Non è che le nostre norme non sono buone, è che poi non le applichiamo. Andiamo avanti? Vabbè, avanti, questa è la nostra mappa sismica. Avanti. Ok, catastrofi naturali. Che c'è di naturale in questo?
San Giuliano di Puglia, 31 ottobre 2002, muoiono una maestra e 27 bambini. Terremoto, c'è una casa crollata lì? C'è una scuola crollata, ma non una casa. È colpa del terremoto, è colpa della natura? Vogliamo fare un decreto per fare una nuova cosa? Lì è l'incapacità proprio. Quella scuola era stata ristrutturata. Quindi c'erano stati fatti anche dei lavori. Andiamo avanti? Per poi arrivare a questo che è un capolavoro. Allora, terremoto magnitudo 4. Terremoto che banalmente in tutto il mondo, tranne che ad Ischia, non succederebbe nulla. E ci sono stati diversi terremoti anche in provincia di Cosenza, magnitudo 4, ultimamente. Quindi si è tremato un po', le persone sono scappate fuori, che paura, che sa che succede. Però poi dopo un giorno o due si torna a casa tranquillamente. Terremoto magnitudo 4, due vittime e 42 feriti. Quando l'hanno detto in televisione io ho pensato che avessero sbagliato. O hanno sbagliato il numero dei morti, o hanno sbagliato... Che poi a volte si sbaglia la magnitudo, non è che si sbaglia. È che è difficile calcolare la magnitudo di un terremoto, no, non è che è semplicissimo. E funziona così, che appena arrivano più dati hai e più riesci a dare poi una stima corretta. All'inizio, infatti all'inizio un po' i numeri ballano, 6.3, 6.1, 6.4, poi dopo qualche ora arrivano le stime corrette. Gran parte delle case di Ischia sono abusive. Il sindaco di Ischia difendeva però quella situazione. Tu puoi difendere quello che vuoi, e anche il cittadino può difendere quello che vuole. Poi quando arriva però il fenomeno, poi arriva la protezione civile, i volontari che scavano e tirano fuori le persone. E lì siamo bravissimi. A volte mi chiedono i volontari cosa possiamo fare per diventare ancora più bravi. Io dico, io smetterei di cercare di diventare più bravi, no? Perché intervenire in emergenza è una sconfitta. È una sconfitta del sistema che ha sbagliato. Se c'è un'emergenza vuol dire che qualcosa è andato storto. Un argine non ha retto, una casa è crollata, qualcosa è andato storto. Quindi ha voglia di diventare più bravi ad andare poi a raccogliere però i cocci. Noi dobbiamo spendere tutte le nostre risorse a fare prevenzione, cioè la protezione civile fondamentalmente è prevenzione, non è emergenza. Nella declinazione che diceva prima il sindaco, la protezione civile è previsione, prevenzione, emergenza, e alla fine l'emergenza dovrebbe essere l'estrema razza. Ma lì siamo già bravi a intervenire, dobbiamo fare invece tutto il resto. Andiamo avanti? Che fa però la conoscenza? Terremoto di Ischia, Ciro salva il fratellino. Perché lui piccolino che ha fatto? Ma non lo so se gliel'avevano spiegato a scuola, se l'aveva letto, se l'ha fatto distinto. Lui si è messo sotto il letto e ha tirato il fratellino sotto il letto. E si sono salvati, quel discorso che si faceva prima. Se comunque sai, puoi fare tanto. Andiamo avanti? Avanti, poi le faglie non sono solo terremoti, sono fratturazione, quindi sfasciume pendolo sul mare, quindi frane. Andiamo avanti, non ci manca nulla in Calabria, avanti ancora, questo è Cavallerizzo, tutti i nostri comuni hanno aree a rischio idrogeologico, andiamo avanti. Poi abbiamo un'altra peculiarità, ecco perché ci alluvioniamo, i nostri bacini sono molto piccoli, quindi significa che quando piove in pianura padana, no? Piove sulle Alpi, poi l'acqua arriva al Po, prima di fare la piena passano a volte un giorno, due giorni, hanno tutto il tempo di organizzarsi. Da noi, quando piove in montagna, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, l'acqua è in marina. Quindi a voglia non puoi prepararti o fare sistemi di allarme, lì devi essere già sistemato bene. Allora, o fai questa cosa qua, quindi aspettiamo che la natura allontani i fiumi dalle case, o dobbiamo iniziare a pensare a spostare le case dai fiumi e a non farne costruire altre. In Calabria abbiamo 142.000 case abusive. Non sono pochi, non sono per niente pochi, sono 142.000 famiglie che hanno deciso di farsi una casa abusiva, quindi senza tutta una serie di pareri, di autorizzazioni. Poi a voglia di condoni che ci fanno tornare qualcosina economica, quanto spendiamo poi ad andare ad intervenire quando succede qualcos'altro? Andiamo avanti? Ok, finita questa parte... Un attimino per far capire, Calabria, terra, sì, sicuramente molto bella, molto pericolosa, quindi tutti dobbiamo aprire un pochino gli occhi dobbiamo imparare a riconoscere il pericolo, non solo gli addetti ai lavori. Io sono contento che stasera ci sono molti sindaci, ora nella seconda parte poi mi rivolgerò un po' più a loro e al delicato compito che svolgono, perché dopo si diceva prima la protezione civile è fatta da tanti enti, tante rotelline, in un sistema con tante rotelline che girano, poi alla fine però... Chi sta sul territorio, l'interfaccia con i cittadini sono i sindaci,
che hanno una che sono anche i primi responsabili di protezione civile e hanno delle responsabilità enormi. Allora noi dobbiamo aiutare i sindaci. I sindaci devono mettere in campo una serie di iniziative per, ripeto, per svegliare un pochino i cittadini, perché il sindaco non può salvare. Quanto abitanti fa Soveria? E non è che il sindaco si può mettere ad andare a salvare 3.000 persone, ad avvertire 3.000 persone. Allora dobbiamo mettere in atto una serie di, io la chiamo cittadinanza attiva, di cittadini che diventano parte attiva del sistema e aiutano il sindaco, altrimenti è sempre perdente. Ha voglia che lui fa ordinanze, fa iniziative, se poi tutto questo non diventa cultura di protezione civile, non diventa patrimonio comune delle persone, e quindi come si va dal medico a fare prevenzione, si vanno a fare una serie di cose per la protezione civile. Andiamo avanti. Noi che stiamo facendo? Mo vi illustro molto velocemente come funziona la protezione civile regionale, poi vediamo cosa possono fare i comuni nel piano di emergenza comunale, soprattutto con quest'ottica di gestione associata. Vai avanti qui. Avanti. Ok, avanti ancora. Vai, salta. Avanti. Ok, noi abbiamo cercato di innanzitutto togliere tutta la carta. Abbiamo creato un sistema tutto informatizzato per gestire le emergenze. Prima non si poteva fare con carte che andavano, venivano. Ora è tutto informatizzato. A proposito di cittadinanza attiva, potete scaricare tutti un'app che si chiama Easy Alert. Già 12.000 persone l'hanno scaricata in Calabria, lo potete fare tutti, è gratuita. Che vi permette di fare? Beh, voi vi registrate, dopodiché avrete una Calabria con delle icone che rappresentano le emergenze che sono in quel momento in Calabria, in atto in Calabria. Quindi già potete conoscere dove c'è emergenza. In più potete segnalare. Andate in giro, vedete un incendio, vedete una frana, fate una foto, la segnalate, questa foto arriva in sala operativa direttamente, possono valutare sia l'entità del problema, ed è geolocalizzata quella foto, quindi abbiamo le coordinate precise per coordinare gli interventi e mandare subito eventualmente degli aiuti senza perdere tempo, perché se siamo a casa nostra lo sappiamo dove siamo. Sono in via Ravenna numero 46, venite mai ad aiutare. Ma se sono in un bosco, piuttosto che se sono in Sila, come glielo spiego dove sono? Sono tra il pino alto e il monte che non so come si chiama. Allora, facendo una foto e inviandola lì, si guadagna molto tempo per poter intervenire. Andiamo avanti. E quindi questo è Easy Alert. Ogni cittadino qui diventa parte attiva del sistema di protezione civile. Vai avanti. Vabbè, come funziona? Molto velocemente, ci sono delle icone, voi cliccate sull'icona, potete quindi selezionare il tipo di emergenza che volete segnalare, poi date una serie di informazioni, se le avete, no? Ci sono feriti, ci sono morti, sei disposto ad aiutare, una serie di informazioni che se riuscite le mettete, altrimenti basta già la foto e la geolocalizzazione e va tanto. Arriva in sala operativa, partono poi i soccorsi. Vai avanti. Vai, queste le saltiamo così guadagniamo un po' di tempo, vai. Ok, pianificazione. Ogni comune deve avere un piano di emergenza comunale. Sindaci, ce li abbiamo? Perfetto, e questo è un primo problema. Allora, qua vi do due indicazioni. La prima è che stanno per uscire le nuove linee guida. Dovevano uscire a fine giugno, penso che, poi vi dirò anche perché, penso che ci vorrà luglio. Portano con loro una grande novità, che va a rispondere poi alla seconda osservazione che avrei fatto. Non ce ne facciamo nulla di questi piani, perché di fatto, anche se voi ce l'avete perfetto e aggiornato, chi lo conosce? Il sindaco, se va bene, che se hai preso la briga di leggerselo tutto, lo conosce il sindaco, l'ufficio tecnico e qualche altro componente del sistema di protezione civile. Ma il cittadino di fatto ne è all'oscuro, perché io non mi sognerei mai di scaricarmi di solito sono pure libroni abbastanza grandi, scaricarmi un PDF di 200 pagine e leggermelo, piuttosto che di carte gigantesche che non so manco leggere. Allora noi dobbiamo superare queste due criticità. A, dobbiamo averli tutti comuni e aggiornati. Questo con le nuove linee guida sarete, ahimè, costretti a farlo, perché poi si darà un periodo di tempo per poterli aggiornare. La seconda novità è che dovranno essere fatti in maniera informatizzata. Che significa? Che
non devono essere più tante parole che descrivono e tante carte che fanno, ma deve essere tutto informatizzato. Perché? Perché poi quando è informatizzato, io lo carico nel mio sistema, che è intanto strutturato, ogni cittadino con un'altra semplice app che si chiama EasyPlan lo potrà navigare. O meglio, mi collego e io, come navigo su Google Earth, su tante altre app che mi portano, mi porterà alla mia area di emergenza, mi farà vedere che rischi ci sono nella mia parte di città. Allora qui ottieni due risultati. Il primo è che è un'operazione di trasparenza, perché poi se il sindaco A carichi il piano e il sindaco B non lo carica, tutti lo vedono perché il tuo comune rimane una macchia bianca. Quindi lì c'è innanzitutto un'operazione di trasparenza, che tutti dobbiamo fare delle cose. Secondo, che il cittadino stavolta si può informare e lo può fare in maniera abbastanza agevole. In più, in emergenza può essere proprio guidato, perché poi in emergenza è vero che cadono le comunicazioni, ma la rete satellitare funziona sempre, quindi ti può guidare lo stesso verso l'area a te assegnata. Andiamo avanti. Regia. Allora, vabbè, che cos'è un piano lo sappiamo tutti, voglio dire, non è questo qua. Andiamo avanti, perché vi ho già detto la novità. Avanti. Dobbiamo passare quindi da mero adempimento burocratico che era prima, al netto che era fatto, a volte fatto meglio, a volte fatto peggio, ma non era quella la vera criticità. La vera criticità è che poi, se non viene conosciuto, se non viene disseminato, te ne fai poco, perché poi, se tu prevedi che i cittadini facciano delle cose, i cittadini... Avete mai sentito quando c'è il terremoto che fanno la conta dei dispersi? Allora partono che sono, che ne so, sono 1000 dispersi, poi diventano 600, poi 800. Perché questo? Perché i dispersi, come li calcoli? Devi censirli. Allora, se tutti vanno all'area di emergenza assegnata, io so che Michele Folino Gallo doveva essere all'area A, se non c'è, lo deve andare a cercare a casa perché forse è sotto le macerie. Ma se Michele Folino Gallo se ne va a casa della zia, se ne va in un'altra parte e non va all'area, lì mancherà e lo cercheranno, e magari non cercheranno un altro che davvero... Cioè, siamo di impiccio alle ricerche. Quindi ognuno in protezione civile, poi valgono le regole, ognuno deve fare quello che deve fare. Il cittadino deve andare all'area assegnata, perché lì lo identificano, lo censiscono e si va avanti a cercare quelli che realmente mancano. Però queste cose il cittadino deve sapere. E dobbiamo trovare dei canali, degli strumenti. Chiaro che non può essere solo l'app. L'app arriva poi a una platea di giovani, meno giovani, di gente che comunque usa. Poi ci sono gli anziani che vanno raggiunti in altri modi. E lì le associazioni possono fare tanto. Si va casa per casa, si fanno dei volantini, si spiegano con le riunioni di condominio, di rione e quant'altro. I volontari li dovete utilizzare. Chi ha la fortuna di avere un'associazione di volontariato, li deve utilizzare, ma non per le emergenze e basta. Lì, ahimè, pure. Se serve, c'è la frana, c'è l'allertamento, li mandiamo in giro, fanno quello che devono fare. Ma poi l'associazione vive 365 giorni all'anno. Gli altri 300 giorni che li facciamo fare? Li usiamo per fare prevenzione, che è questa cosa che stiamo facendo pure stasera, prevenzione non strutturale, che è la cosa poi che salva le persone, perché è questa cosa qua, non solo loro quando tirano fuori le persone dalla macchina rimasta impantanata. Andiamo avanti. Vabbè, questo è quello che dovrebbe fare poi l'app, qui possiamo andare veloci, una volta che io ho informatizzato tutte le informazioni, puoi andare avanti, vai. Puoi andare, ti guida lungo la via sicura per arrivare all'area di emergenza. Queste aree di emergenza che devono essere segnalate. Io in molti comuni vedo i cartelli che segnalano le aree, in altre no, le dobbiamo segnalare, altrimenti poi sono difficili da individuare. Vai avanti. Ok, qui giusto due parole su adesso la specificità anche della vostra iniziativa. Voi o per intuizione, o per necessità, o per una serie di cose, state andando però nella direzione, lo dicevo prima, in cui va comunque il sistema della protezione civile. Questo è il nuovo codice del gennaio 2018, quindi vigente. Quando parla proprio della funzione di protezione civile a livello territoriale, parla ormai di ambiti territoriali, non parla più di singolo comune. Al netto che la gestione associata delle funzioni penso che sia un obbligo di legge ormai da un po' di tempo, quindi poi vuoi o non vuoi, ti ripeto, questi adempimenti burocratici devono per forza diventare qualcosa di concreto sul territorio. Le norme ormai ce le abbiamo, ora dobbiamo fare il passaggio successivo di capire che è la necessità, perché ripeto, nessun sindaco, soprattutto i nostri piccoli comuni, noi abbiamo 400, ora 5 comuni, non mi ricordo neanche più quanti sono, qualcuno si è unito, però voglio dire, al netto di qualcuno più grande di 30.000, 50.000, 100.000, ma sono veramente li conti sulle dita delle mani, poi la maggior parte dei comuni siamo 3.000, 5.000, 1.000, comuni di 1.000 abitanti, che sostenibilità può avere per gestirti un'emergenza?
non riesci manco a volte a gestire il fatto che se ti si chiude una strada con una piccola frana non la riesci a spostare. Questo è. Perché mancano i mezzi, perché mancano gli uomini. Se c'hai all'ufficio tecnico, se c'hai un dipendente a scavalco, no? Se quel giorno non ti tocca, che gli fai fare? La funzione viabilità, la funzione cosa, chi la fa? Diventa complicato. Allora voglia di fare la teoria. Bisogna fare piani di protezione civile. Io ne ho visto alcuni bellissimi. Poi arrivano da noi, no? Alcuni bellissimi. Realizzabili a Tokyo, immagino. Perché poi devono essere sostenibili. Sostenibili significa devi avere le risorse finanziarie e umane, i mezzi per fare quelle cose. È facile dire, quando succede questo, quello parte con la ruspa da là, quell'altro, ma ce l'hai quello che parte con... E allora no, allora non va bene come modello. Se no funzionano teoricamente e non funzionano poi... Come vediamo se funzionano praticamente? Li dobbiamo testare. I comuni devono testare i piani di protezione civile con un'esercitazione. Sì, le esercitazioni sono sempre preparate e poi le cose vanno abbastanza bene. Intanto vedi se le cose vanno bene. C'è quello con la ruspa che ti sposta la frana, c'è quello che ti arriva con il mezzo, c'è quell'altro, si è attivato. Intanto inizi a vedere. Devono essere sostenibili. Quindi è un piano di protezione civile, è semplice da fare. Che poi l'altra... Rubo pure il tempo di Tanzi, tanto avrebbe dovuto parlare lui. No, 10 minuti e finisco. No, però è importante capire sta cosa. Poi i comuni giustamente che dicono? Dobbiamo aggiornare il piano, non abbiamo i soldi. Non servono fior di tecnici, o meglio, se uno ce l'ha e lo riesce a utilizzare va benissimo, ma per fare un piano di protezione civile spesso non servono grandi risorse, perché non devi studiare nulla. Il territorio lo conosci. Lo conosci tu come sindaco, lo conoscono le associazioni di volontariato, lo conoscono i cittadini, spesso meglio degli enti, perché lo vivono. Ma poi... ci sono gli strumenti che sia il PAI, che sia la classificazione sismica, cioè hanno già studiato il territorio, tu col piano di protezione civile devi solo prendere atto di quello che già esiste, che lo sai. A quel punto, sapendo i pericoli che hai, vedere dove hai le persone, trovare delle aree sicure se ce le hai, quindi che sono lontane dai rischi, individuarle come aree di attesa, di ammassamento, in base a quello che deve essere, e poi un modello di intervento. Il modello di intervento, e non che te lo deve venire a dire lo scienziato di Milano, in base a quello che hai, lo devi fare. Perché con quelle persone lo devi fare. È inutile che ti vengano a dire devi attivare le 7 funzioni se c'hai 7 persone. Se non c'hai 7 persone diventa complicato. Altrimenti, ripeto, li facciamo belli sulla carta, perché poi quelle funzionano sempre e non sostenibili nella realtà. E quindi, con quello che hai, devi cercare di creare questo modello. Avete bisogno di un supporto? Noi abbiamo l'ufficio proprio che fa Comune di Conflenti, che ahimè è balzato agli onori della cronaca per un piano di protezione civile che non era calato sul territorio, di questo non ci sono dubbi, però anche dal negativo si possono prendere poi esempi positivi. Loro hanno fatto ammenda, logicamente non il sindaco che c'è adesso, perché il piano era precedente, però il sindaco non è che può esimersi, no, ma l'ha fatto quello di prima, è il suo piano comunque, ha visto che non era buono, ne hanno fatto uno nuovo. Con cosa l'avete fatto? Col gruppo comunale. Perché il gruppo comunale, ripeto, poi spesso tra i volontari ci sono ingegneri, ci sono geologi, ci sono geometri, ci sono anche fior di professionisti. Hanno fatto un buon piano, sono venuti in protezione civile, hanno chiesto il nostro supporto, glielo abbiamo dato, noi abbiamo dei funzionari che lavorano lì alla pianificazione d'emergenza. Hanno chiesto degli incontri, quindi gli hanno dato dei consigli, delle dritte, li hanno corretti su alcune cose. Ora hanno un buon piano di protezione civile. Costo quanto? Non lo so, quanto sarà costato? Poi alla fine... non è quello il problema, perché se ci... I soldi sono sempre stato... Non è che qua mancano solo i soldi, il problema è che mancano poi a volte le idee di come spenderli i soldi. Noi in Calabria negli ultimi 20 anni avremmo speso 40-50 miliardi di euro tra finanziamenti di da destra a sinistra, a qualsiasi cosa, nell'agricoltura, nella ricettività, nei trasporti, nelle cose. Io non vedo comunque una Calabria che funziona, quindi il problema non sono solo i soldi. E non può essere una giustificazione, soprattutto in protezione civile, dove poi o ce li hai i soldi o non ce li hai, alcune cose le devi fare. Quindi fai di necessità virtù, sfrutti le associazioni di volontariato, chi ce le ha, chi non ce le ha. Io dico sempre... mo faccio giusto due riferimenti alle associazioni e poi chiudo davvero. Chi non ce li ha
se lo deve fare un gruppo di persone che lo possa aiutare, perché siamo 405 comuni. Allora, in situazioni piccole si riesce a, a dare una risposta, arriva sempre qualcuno. Però quando, già per esempio nell'alluvione, mo che c'è stata a Nicotera, Ioppolo, quelle zone là degli ultimi giorni, i sindaci poi chiamano, mandate qualcuno. E ma io chi ti mando? No, a Catanzaro siamo 10 persone. Se due vanno da una parte, due vanno da un'altra, non rimane nessuno. Mandatemi associazioni. Ma le associazioni poi intervengono nei comuni dove risiedono, perché non è che posso chiedere al sindaco di Conflenti di mandarmi il gruppo o l'associazione che ha in un'altra parte, seppure loro c'hanno i problemi. D'estate, quando ci sono gli incendi ci sono a Conflenti, a Motta, a Decollatura, e chi c'ha il gruppo interviene. A un altro dico aspettate che poi qualcuno arriva. Quindi se riusciamo, un nucleo di protezione civile sul territorio comunale è sempre buono. Poi dobbiamo però cercare di sostenerli un po'. E qui non si parla, quando poi sarà anche una necessità, mo vado a braccio, senza presentazione, che sennò non finisco più, però nella nuova direttiva allerta meteo, mo, sono sindaci che magari sono da un po' più di tempo, quindi hanno più magari contezze di questo, sindaci ahimè nuovi che dovranno prenderne però atto al più presto, perché poi la stagione estiva vola e si va all'inverno. Nella nuova direttiva c'erano delle, che poi è una legge di fatto, c'erano delle, degli adempimenti da fare che il 90% dei comuni non ha fatto. Per esempio istituire l'unità tecnica mobile comunale. Cos'è l'unità tecnica mobile comunale? È una squadra di pronto intervento del comune che quando c'è allerta, ci sono anche le fasi operative minime che ogni comune deve, deve far scattare nei diversi casi, allerta gialla, allerta arancione, allerta rossa, però quando c'è allerta arancione e rossa, l'unità tecnica mobile deve andare sul territorio a monitorare i punti critici. Allora, non averlo fatto è un'inadempienza. Significa che se in un punto critico del mio comune, un sottopasso, c'è l'allerta arancione o rossa, una persona va con la macchina e ci muore, e il sindaco verrà inquisito, verrà indagato e inquisito, perché non ha messo in atto le cose che doveva fare. Ora, non voglio fare terrorismo per spaventare i sindaci, però l'unità tecnica mobile va istituita, non abbiamo i soldi per farla. Si può... No, allora, qua ci sono due... Però, aspettate, io do sempre il problema, ma cerco, dobbiamo essere costruttivi, cerchiamo di dare la risposta. Innanzitutto, chi ha le associazioni di volontariato può usare quelle, e quindi utilizzare la associazione di volontariato per farsi supportare l'unità tecnica mobile. Chi non ce le ha, esistono anche le unità tecniche mobile intercomunali, quindi si mettono insieme tre comuni, penso che tre persone riesce a trovarle e una macchina per garantire poi un minimo di... Vedete, la legge non è che chiede al sindaco di fare l'impossibile. Il sindaco di Genova viene inquisito non perché non ha impedito l'alluvione o perché ci sono stati i morti, non è che il sindaco è Superman, viene inquisito perché arrivata l'allerta rossa, non era in città, se n'è stato fuori, era fuori, non ricordo se era una festa, una cosa, non è rientrato, è stato lì, perché c'erano già state nei giorni precedenti altre allerte, non avevano dato poi, quindi non ha fatto di fatto nulla. Non ti inquisiscono se non hai impedito che avvenne l'evento, lo fanno se non hai fatto tutto quello che tu potevi fare. Quello che potevi fare cos'era? Avevi una macchina? Dovevi uscire con una macchina. Avevi una persona? Dovevi uscire con quella persona, questo gli viene chiesto. Quindi l'unità tecnica mobile, che comunque è un obbligo di legge, se la si riesce a fare a livello comunale, la si fa a livello comunale, si ci può appoggiare sui volontari, perché loro sono sempre disponibili, se ce l'hai nel tuo comune. Se non ce l'hai nel tuo comune, molti comuni stanno facendo convenzioni con associazioni di altri comuni che gli garantiscono, in caso di allerta rossa o gialla, la presenza di almeno un paio di volontari che li supportano. Se non ci riesci con i volontari, ti metti insieme tre comuni, quattro comuni, lo puoi fare, si fa intercomunale e la si istituisce, però va fatta, quasi nessuno ancora l'ha fatta. I volontari, ripeto, gestione... Sì. Aspetta che non c'ho più la regia, se va avanti vado io, fammi la domanda... Sì, sì, ascolto.
Vai a quella dietro, per favore. Non ho che chiarisco sta cosa. No, no, allora, sì. No, no. Vai ancora dietro. Avanti. Avanti. Avanti, ok. Leggere un po' di più tutto quello che viene prodotto. Assolutamente. Allora, le allerte meteo non sono previsioni meteorologiche. Quelle le fa il meteo.it, potete seguire quelle. Ah, no, 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 sindaco, che vi spiego, dobbiamo essere... No, 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 c'è un errore... Aspettate che dobbiamo essere costruttivi, non dobbiamo fare polemica. Vi do... Allora, no, 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 no. Allora, chi fa... Allora, però perdonatemi. Però perdonatemi. Allora, se vogliamo trasformarli in una polemica, lo facciamo dopo. No, lo facciamo dopo. Vi sto dando una... Ma non lo fa la... Ho capito. Finita la domanda? No, okay. No, no, avete parlato di più, ma ci dovete ascoltare, visto che è una riunione per bene ed è costruttiva, ho gradito pure la vostra professionalità, ascoltate pure noi che ci siamo circoncisciti e ci abbiamo questo problema. Gli allerte meteo, come le avete fatto personalmente io, per me non vanno bene perché ci avete addossato le responsabilità. Questo è il problema. Vi dico assolutamente, vi dico come funziona l'allerta meteo e cosa può fare un sindaco, non cosa deve fare, perché... Fare il sindaco è una cosa complicata, io lo dicevo prima. Il sindaco ha l'onore di rappresentare la cittadinanza e l'onere di garantirne comunque la sicurezza. E francamente con i tempi che corrono, con i rischi che si accollano, con le responsabilità che hanno e con le risorse che invece non hanno, di fatto solo o un incosciente o un volontario fa il sindaco. E quindi da questo punto di vista vanno apprezzati, applauditi e ringraziati, perché... si pigliano davvero delle responsabilità che non ha manco un deputato, no? Che piglia 15.000 euro al mese, francamente, e spesso non vengono manco pagati. Detto questo, però, poi fare il sindaco è una grossa responsabilità e delle cose vanno fatte. Come funzionano le allertamenti? È vero che a volte arrivano, fatemi finire, cerchiamo di capirci, è vero che a volte arrivano in alcuni comuni delle allerte e poi non piove. Innanzitutto, esistono due tipi di avvisi, quelli basati sulle previsioni, quindi quello che vi danno per domani, ogni giorno alle 12 arriva un bollettino e vi dice cosa è previsto per domani, quella è una previsione, le previsioni sono tutte fallibili e quindi c'è una prima criticità, anche se dai allerta rossa, poi dove ti danno allerta rossa? In una cala, se vai avanti, una cala, e vai avanti, è un pezzo di regione, noi nella 3 andiamo da Ioppolo fino a questi territori, è chiaro che l'altro giorno a Ioppolo diluviava e qui c'era il sole, quella è la cala e quindi è su tutta la cala. Un sindaco dice, ma se a me arriva l'allerta arancione che faccio, chiudo la scuola? Allora, aspetta, le allerte arancione e rosse bisognerebbe chiudere, allora, a prescindere che il sindaco poi può fare in autonomia quello che ritiene necessario, però bisognerebbe chiudere solo le scuole che sono in zona a rischio alluvionamento, cioè quelle scuole che si possono alluvionare, quindi che sono in zona a rischio R3 e R4. Una scuola che sta fuori dalla zona a rischio non la devi chiudere assolutamente, pioverà tanto, ma lì non si alluviona, al netto che dopo può prendere anche un'altra decisione. È così. Nessun sistema ti dice dove pioverà domani e quanto pioverà. L'unico... E quello poi è una cosa in più, sono le allerte che vi arrivano invece per precipitazioni in atto, quello vengono registrati ai pluviometri e quindi quando nei vari pluviometri distribuiti sulla regione si registrano delle piogge superiori ad alcune soglie, arrivano poi le allerte, vedi che sta piovendo tanto, ti dicono, no? E quelle quasi sempre ci azzeccano perché sta piovendo in quel momento. Le altre, quelle che fai il giorno prima,
ahimè, sono delle previsioni, quindi già hanno il problema in sé che possono sbagliare. In più, riguardando tu, ma questo non è che è un problema della Calabria, la direttiva è nazionale, questa è una trasposizione locale di una direttiva nazionale. Poi la Cala, vedete, piglia un bel pezzo di regione e spesso, per come è fatta la nostra regione, noi abbiamo un'altra, in pianura padana, di solito è tutta, lo riesce a prevedere. Qui, di solito, tra Vibo e la provincia di Cosenza, cambia il mondo e quindi la cosa puntuale non la riesce a fare. L'unico cosa che vi si chiede però, è vero che ne arrivano a volte tante, però quindi sulla chiusura delle scuole, ripeto, quello è un problema di scuola a rischio alluvionamento, perché se piove, quindi non è che devi chiudere tutte le scuole. L'altra volta c'era, non so, il sindaco di Catanzaro voleva chiudere la scuola a Catanzaro, al netto che ne ha facoltà, perché poi è una decisione che prende, ma non ce n'è motivo, voglio dire, no? Se tu non pensi che ci sia motivo, non lo devi fare. Quelle, ecco perché i punti critici, che sono quelli che uno dovrebbe attenzionare, ma in un comune, soprattutto in quelli piccoli, vi posso garantire che poi i punti critici sono 2, 3, 5. Chi ci mandi? Aspetta, io stiamo cercando qui di costruire. Allora, che il sistema debba crescere di protezione civile, non ci sono dubbi, voglio dire, ma non è che noi, ma non è che troviamo, se no torniamo in quella cosa iniziale, non è che troviamo la responsabilità ribaltando su qualcun altro. Allora, innanzitutto bisogna far riferimento alle forze locali, che poi un vigile urbano, se c'è, può fare alcune cose. Un volontario, uno dell'ufficio tecnico, l'unità tecnica mobile, bisogna istituirla. Se non ce la fai come singolo comune, ti metti insieme con altri 3 comuni, è un giro con la panda comunale, piuttosto che una macchina, si può fare. Poi che c'è molto da fare, lo sappiamo anche noi, voglio dire, ma noi come Protezione Civile non abbiamo la possibilità di aumentare le risorse per i comuni, lo so che ci sono dei problemi strutturali legati alle risorse disponibili, ma questo poi è un problema che va di personale assolutamente, ma va affrontato in altre sedi e con altre persone. Qui stiamo ora cercando di trovare delle regole condivise per tutelare la sicurezza dei cittadini. Poi laddove si riescono ad attuare tutte, si attuano tutte, laddove si è impossibilitati ad attuarle, si è impossibilitati, ma non è che noi non possiamo fare la regola perché poi... Io ho esempi di comuni di 1000 abitanti, 1500 abitanti che hanno attivato l'unità tecnica mobile, lo hanno fatto. Ora voglio dire, i modi, ripeto, possono essere diversi e si ci può lavorare. Queste allerte, un'altra cosa che bisogna cercare di trovare dei modi, ecco, noi lo facciamo pubblicandole dappertutto, bisogna che arrivino poi ai cittadini, perché è chiaro che il sindaco o comunque la struttura comunale può fare delle cose, non ne può fare altre, però ripeto, se le si riesce a trasferire alla cittadinanza e con il codice rosso le persone non mi vanno in giro, già mi fanno una grande cosa, perché in quel sottopasso non ci passeranno. Se invece io lascio tutto, come ha fatto il sindaco di Genova, che se ne va in un'altra parte e lascia che il sistema vada come può andare, poi va come può. Io gradirei, ora termino, non ho più altro da dire. Se invece c'è qualche domanda, c'è qualcosa che si può, non dico risolvere, però quantomeno discutere, almeno 5 minuti li dedicherei a questo. Ripeto, per esempio, questa iniziativa che state facendo verso la gestione associata di un ambito così grande, guardate, va proprio nell'ottica di rispondere a queste problematicità. Allora è chiaro che il singolo comune ha grossissime difficoltà a garantire degli interventi e delle risorse. Quanti comuni sono che fanno? 14 comuni. Hanno comunque sia a livello di personale e sia a livello economico, mettendo un DX a testa, vabbè, ho capito, però io anch'io ho fatto parte, mio malgrado, di un'amministrazione comunale, lo so che i soldi non bastano mai, ma so anche che poi alcune piccole risorse si trovano sempre per fare alcune cose. Si trovano sempre per fare alcune cose. Io lo so che bisogna garantire tutto per una cittadinanza, però poi il sindaco, come il buon padre di famiglia, deve decidere pure cosa è prioritario e cosa è secondario. E allora i 2000 euro all'anno, i 3000 euro per il servizio di protezione civile, io penso che qualsiasi comune della Calabria riesce a stanziarli, a trovarli. Io sono convinto di questo, che 2000 euro per il servizio di protezione civile, 2000 euro non ci fai nulla, ci fai tanto se fai una convenzione con un'associazione di 15 persone o di 10 persone, ci fai tanto.
Vabbè, ci sentiamo. L'ha detto prima l'amico, ecco l'amico, non so, scusami, no Vescio, che praticamente a me è successo lo scorso anno un incendio in atto, dottore, proprio limitrofe alla zona abitata, cioè mi sono arrivate delle chiamate di cittadini, correte, qua sta bruciando tutto. Cioè, pensate insomma come mi sono trovato io, che a livello di gruppo di protezione civile comunale non ho nulla, non ho una terna, non ho niente, il personale è limitato. Che ho fatto? Ho dovuto chiamare un privato che aveva un trattore con una specie di cisterna, e intanto è andato lui, dico, fammi una cortesia, vai subito. Dopodiché, poverino, non riusciva a domare l'incendio perché era vasto, era molto vasto. Che ho fatto? Ho chiamato il collega di Carlopoli, il sindaco di Carlopoli, dico, vedi un pochettino, perché ho visto che lui, insomma, vedi se mi può dare qualche numero di qualche associazione, perché purtroppo dalle mie parti non ci sono. E mi ha dato il numero, infatti, di Vescio, della NERS, che praticamente ho chiamato, sono venuti subito, non mi hanno chiesto nulla, sono venuti, ci hanno aiutato appunto a spegnere l'incendio. E anche, come diceva l'amico, io ho detto, guarda, visto che mi sento più sicuro io, dico, la facciamo subito. Infatti forse uno dei primi comuni che abbiamo firmato la convenzione. Ovviamente sul prezzo, ecco, le risorse, ho avuto pure un po' di vergogna con Tonino, insomma, a tirare sul prezzo perché non avevo la disponibilità economica. In ogni caso ci siamo accordati, insomma, è andata a buon fine. Non so se abbiamo già saldato, ma forse sì, bravo, ecco. Siamo numero uno, l'ufficio finanziario funziona. Non posso dire il prezzo, ho detto che ho tirato, quindi. Però in ogni caso io mi sento molto molto più sicuro rispetto a prima, che non sapevo a chi rivolgermi. Quindi questa iniziativa, ecco, 59 persone, secondo me dovremmo essere 120, 240, 3.000, perché è molto molto importante. E questo, caro dottore, secondo me, questo dibattito dovremmo anche stenderlo presso le scuole, con l'aiuto magari della protezione civile. Infatti il prossimo anno, si consideri già invitato, vorrei fare proprio, ecco, questo tipo di manifestazione proprio alle scuole, presso le scuole, perché è importante conoscere quantomeno il minimo, diciamo, che serve per evitare appunto che i disastri che magari che conosciamo benissimo, anche perché io mi ci sono trovato in situazioni di criticità per il mio lavoro che svolgo, facendo parte della Polizia di Stato, insomma, ho partecipato a numerose campagne, diciamo, antiterremoto, quindi so che cosa significa. Però anche è vero che so della gratificazione di un volontario quando magari un cittadino va a dire grazie per avermi salvato, cioè è una gratificazione enorme, e questa è la cosa più bella. Quindi io ringrazio di nuovo il Presidente per questa, perché veramente mi sento più sicuro. Quindi benvenga, e cerchiamo di aumentare ancora gli iscritti. Come si dice, unione per la porta. Grazie. Allora, due cose. La prima, parafrasando un attimino il problema dell'incendio, è che bisogna far fuoco con la legna che c'è. Quindi è chiaro che bisogna sfruttare le risorse, perché lo dicevo prima, ha voglia di gridare quando c'è bisogno in un'emergenza, perché l'emergenza non colpisce solo te. L'anno scorso gli incendi, noi avevamo nella stessa giornata anche 50 roghi attivi, e ha voglia di chiamare elicotteri, aerei. Abbiamo due elicotteri e un aereo quando te lo manda. E questo è. Quindi se ci sono tre incendi siamo coperti, se sono quattro dobbiamo decidere dove mandarlo, se sono 50... Ha voglia a chiamare al politico, che poi così funziona, chiami al politico, chiami al presidente, l'aereo sempre tre sono, poi puoi mandarli dove vuoi, ma sempre tre sono. Allora, avere qualcuno vicino che può dare una mano diventa fondamentale, e lo dite a me che sono il responsabile dell'associazione di volontariato. Noi in Calabria abbiamo 300, prima ho sentito il sindaco che diceva 250 perché ha letto i dati che ancora non sono aggiornati, ma con le ultime iscrizioni arriviamo quasi a 290 associazioni. Quasi una comune tra un po', ma non ne servono una comune, perché poi un'associazione di 40-50 volontari a volte può supportare anche più di un comune, soprattutto se si mettono insieme questi comuni e gli danno anche un minimo, perché loro sono volontari, non chiedono nulla, non vengono pagati.
chiedono solo e questo è certo, non gli si può chiedere a un padre di famiglia di anticipare di tasca 50 euro per mettere il carburante. Quello l'amministrazione che in qualche modo si avvantaggia di questo servizio glieli deve dare, ma di fatto chiedono le spese. E se poi uno riesce a dargli anche un minimo perché possono mantenere il mezzo, ecco perché serve la convenzione, che poi le dico io le cifre, che poi le cifre queste sono 1000 euro, 800, 1500, di queste cifre stiamo parlando. Lo so che sono grandissime per i comuni, però quando ti evitano delle situazioni drammatiche per le quali dopo tu, o vuoi o non vuoi, la somma urgenza la devi fare. Perché poi se c'hai la casa isolata e nessuno che ti aiuta, tu una ruspa, da uno devi chiamare, quello si paga quanto? 150 euro ad ora, e dopo te le chiama, e dopo tu o vuoi o non vuoi le devi dare. Quindi per questo dico che a volte, lo so che è complicato, però qualcosa dobbiamo inventarci per utilizzare al meglio tutto questo esercito che abbiamo per cercare di fare quello che è possibile fare. No, l'impossibile non lo fanno loro e non gli si deve mai chiedere. Se l'incendio non si può spegnere, non si spegne, si portano via le persone, e quello che si deve bruciare si brucia. Se una frana non si può fermare, non si ferma, si fa monitoraggio e non si fanno passare le persone. L'impossibile non si chiede a nessuno, il possibile possiamo provarlo a fare. Per quanto riguarda le scuole, è chiaro che quando io prima dicevo che bisogna creare la cultura di protezione civile, hai voglia di andare a spiegare a mia mamma che ha ormai 65 anni e non è che gliene freghi più di tanto, è chiaro che devi andare dai bambini. Noi le scelte che dovevamo fare le abbiamo fatte, non è che abbiamo fatto grandi scelte, perché a questa condizione siamo arrivati, no? Quindi dobbiamo prenderci tutte le nostre responsabilità. Se forse lavoriamo invece sui bambini, gli facciamo capire che un'alternativa è possibile, che però con gli esempi, che qualcosa di diverso si può fare, forse per il futuro qualcuna di queste situazioni si può risolvere. Noi abbiamo avuto un finanziamento di circa 1,5 milioni di euro per fare un progetto di divulgazione in tutte le scuole della Calabria. Partirà l'anno prossimo e utilizzeremo i volontari. Formeremo i volontari, perché altrimenti io non lo so quante sono le scuole calabresi, però sono migliaia tra scuole medie, elementari, superiori, non ci riesco ad andare, però sfruttando loro sono migliaia pure, noi riusciremo ad andare in tutte le scuole di ogni ordine e grado, lasciando stare magari gli asili, però dall'elementare in poi, con dei prodotti standardizzati a spiegare quelle cose che ci siamo detti stasera, i fenomeni naturali quali sono, i rischi, i pericoli quali sono, i rischi quali sono e cosa si può fare per minimizzarli, in modo che loro li raccontino ai loro genitori e tutti insieme si può fare qualcosa. L'ultima cosa, poi veramente, se non ci sono altre domande chiudiamo, l'ho saltata tra le varie cose, ma un passaggio bellissimo del nuovo codice della protezione civile. Io mi occupo di volontariato, quindi la prima parte che sono andata a leggere era quella che riguardava il volontariato e mi aspettavo che parlasse delle associazioni, non parla delle associazioni, parla dei cittadini e dice che ogni cittadino ha diritto, dovere di essere un volontario di protezione civile nel suo ambito familiare e di prossimità. Che significa? Che ogni cittadino a casa sua è un volontario di protezione civile ed ha il diritto di operare e il dovere di operare. E non solo a casa sua, ma nell'ambito di prossimità. Significa che se vede il tombino che è pieno di foglie, non deve scandalizzarsi e andare ad attaccare i manifesti contro il sindaco, lo deve pulire, lo deve pulire. Questo deve fare. Una volta si faceva educazione civica, no? Che poi la rivoluzione, cos'è? Non è che la rivoluzione è aspettare che arrivano gli americani a dirci quello che dobbiamo fare, o i russi o gli inglesi. Significa che ognuno deve fare il proprio dovere. Se ognuno facesse il proprio dovere, a partire da Michele Folino Gallo, al sindaco, al medico, tutti il proprio dovere, le cose funzionerebbero. Perché non è che a noi ci manca qualcosa rispetto ai giapponesi, che diciamo sempre i giapponesi, fanno le cose che devono fare. Quindi, prima di cercare, ripeto, soluzioni che non ci stanno, no? Non penso che esista una bacchetta magica o qualcosa, dobbiamo spiegare, ripeto, partendo dai bambini, una volta si faceva educazione civica, rispetto delle regole, protezione civile è questo, rispetto delle regole. Questo è protezione civile. Poi l'emergenza, ripeto, è qualcosa che va storto. E allora lì interveniamo con... Io, ripeto, faccio veramente di cuore un ringraziamento a chi ha organizzato la manifestazione perché dà l'opportunità, ripeto, di parlare di questi temi, perché poi bisogna parlarne, anche dei problemi bisogna parlarne, perché i problemi sono reali e ce ne accorgiamo ogni volta che cadono quattro gocce d'acqua oppure mo che arriverà l'estate con gli incendi. Però ne dobbiamo parlare in maniera costruttiva, sapendo che comunque... le panacee, i miracoli, le bacchette magiche non esistono. Questi siamo e con questo dobbiamo cercare di fare, ripeto, quello che ci chiedono, poi il possibile.
Io farei un applauso pure ai sindaci che avete il coraggio di fare i sindaci, perché francamente poi si fa presto a criticarli, però poi senza sindaco non si va da nessuna parte, e farlo è complicato perché devi prendere scelte, devi fare, e non è facile quando c'hai 500 euro decidere se aumentare il ticket della mensa piuttosto che se invece mettere chiudere le buche delle strade, piuttosto che se darle a un'associazione. Quella è la scelta politica, poi, che il sindaco, che da una parte è amministratore e amministra, dall'altra è anche tra virgolette un po' politico per quanto riguarda la sua collettività, e ahimè deve fare. Se non ci sono altre domande io la chiuderei qua, perché non so che ho parlato troppo. Proviamoci. Ti do un come vedete è un problema comune, non è che riguarda solo i sindaci, riguarda anche l'associazione. Allora, noi, quello che vale per i sindaci vale pure per noi. Noi abbiamo, io l'anno scorso ho avuto in bilancio sul volontariato 50.000 euro. Con 50.000 euro pensate tu voi quante cose si possono comprare per i volontari. Puoi comprare due Defender e manco forse ti bastano. Non è semplice risolvere pure questo problema. Quest'anno, grazie alle insistenze, a quello che stiamo facendo, siamo passati da 50 a 200.000 euro, più un altro 1,5 milioni per comprare dei mezzi e delle attrezzature per i volontari. È chiaro che dovete essere sostenuti e supportati, però a fronte di 300 associazioni è chiaro che se non c'è un sistema che tra virgolette vi sostiene, qualcuno da solo è sempre perdente. Però anche da questo punto di vista cerchiamo di venirvi incontro, al netto che poi vale anche per i volontari, quello che dicevo prima, con quello che c'è si interviene anche a mani nude se è necessario, perché poi noi dobbiamo tutelare la vita umana, e la vita umana la si tutela allontanando le persone dal pericolo. Se riusciamo ad impedire che il pericolo vada avanti, quindi spegnere l'incendio, spostare la frana, lo facciamo, altrimenti noi priorità salvare le vite umane, pigliamo le persone e le spostiamo, e già abbiamo fatto una grande cosa. Poi se riusciamo a trovare altri risorse, sicuramente compreremo le divise, compreremo i mezzi, sapendo che però noi abbiamo 60 mezzi da dare alle associazioni, su 300 per ogni associazione che ha un mezzo ce ne saranno altri 5 o 6 che noi non riusciamo a darglielo. Noi dobbiamo avere il coraggio di guardare al futuro e a un piano da qui a 10 anni, no? Che se la situazione 30 anni di gestione ci ha ridotto così, non è che noi in un anno o due lo risolviamo, però se noi però guardiamo ai prossimi 20 anni, se 200.000 li spendo quest'anno, 200.000 l'anno prossimo, 200.000 quello dopo, da qui a 5, 6 anni, 7, qualcosina si riesce a fare. Al netto che poi il territorio spesso risponde bene e nulla. Guardiamolo con un filo di speranza, perché già, ripeto, il fatto che siamo qui e che ne parliamo vuol dire che ci mettiamo la faccia, vuol dire che ci mettiamo le braccia, e voi il cuore, tutto quello che potete. Sapendo però che o cresciamo poi come, io quando parlo di sistema non intendo la regione o il sindaco, intendo proprio la collettività, e questo vale per tutto, non vale solo per la protezione civile, vale per lo sviluppo di questa regione, vale per un futuro se lo vogliamo avere, o ci rimbocchiamo le maniche tutti e ci diamo da fare, altrimenti sarà sempre un rincorrere qualcosa che non va. Allora poi la colpa sarà mia che non ho dato la cosa, la colpa sarà sua che non ha chiuso, però è un gioco fra virgolette che serve a poco e non si va da nessuna parte. Io vi ringrazio veramente per la pazienza che avete mostrato e andrei a mangiare qualcosa. Allora, giusto un ringraziamento, vi chiedo un altro minuto, vabbè, ringrazio il sindaco per l'ospitalità, tutti i sindaci presenti, e ringrazio, l'ho lasciato per ultimo, ma gli ultimi saranno i primi, volutamente il presidente del NERS, Tonino Vescio, al quale mi lega un rapporto di sincera amicizia, perché ha voluto che fossi qua, ho collaborato per quanto ho potuto. E ringrazio chiaramente Michele Forinogallo per la sua disponibilità. Mi auguro che quella di stasera sia la prima di una serie
di incontri che si terranno anche negli altri comuni di divulgazione, e vi comunico che le riprese del convegno, che sono state curate dall'associazione Fiore di Lino e l'associazione Liberi TV, saranno fruibili sui siti www.liberitv e www.soverie.it. Ringraziamo poi anche la Proloco di Soveria per l'invio dei comunicati stampa.